Il quartiere di Stratford è situato nel borough di Newham e la zona è inclusa nel postcode E15 ed E20. Il quartiere è stato recentemente molto rivalutato per la zona olimpica e per il famoso centro commerciale di Westfield. Attualmente è uno dei quartieri con il più alto tasso demografico e con maggior sviluppo di tutta la città di Londra. Ma prima di tutto, sigla! La zona è stata a lungo considerata, specialmente online, poco affidabile, con molta criminalità, povertà diffusa, alto tasso di immigrazione, eccetera, eccetera. Recentemente, invece, è stata molto ma molto rivalutata e c'è in programma di farla rientrare nella zona 2 della città, il che porterebbe ad un innalzamento degli affitti e del costo della vita in generale. Tutto è iniziato nel 2005, quando Londra è stata designata come la sede delle Olimpiadi del 2012. Stratford è stata indicata come la miglior zona per costruire il parco olimpico che avrebbe ospitato atleti di tutto il mondo. A questo si è aggiunto anche lo sviluppo della DLR e del tunnel della Manica e dei suoi centri commerciali. Quello di Westfield, con i suoi ben 260 negozi, 50 ristoranti e ben 16 sale cinematografiche, è uno dei più grandi di tutta Europa. Qualche tempo fa ho fatto un video che parla proprio di Westfield, ti consiglio di vederlo. Trovi il link comunque in descrizione. Ovviamente questa rivalutazione territoriale non dipende solo dai fattori precedentemente citati, ma anche dalla presenza di un nuovo miniquartiere creato ad hoc all'interno di Stratford. Qui troverai appartamenti in grattacieli, negozi di qualsiasi genere, locali alla moda, pub e tanto tanto altro. In questo quartiere, nel quartiere, chiaramente i prezzi degli affitti sono molto alti. Se stai cercando lavoro a Londra, inoltre ti consiglio di partire proprio da questo quartiere che ha davvero molto da offrire. E adesso parliamo di alloggi. Il quartiere di Stratford fino a poco tempo fa era uno dei più economici di Londra, ma ultimamente i prezzi sono lievitati, specialmente nelle vicinanze della Tube e del più grande centro commerciale di tutta Europa. Come conseguenza del netto miglioramento delle condizioni del quartiere, sia dal punto di vista infrastrutturale che della popolazione in sé, il tenore di vita si avvicina oramai agli standard londinesi. Se stai cercando una stanza economica a Londra, ti consiglio di dare uno sguardo alla pagina dedicata del sito Living London Way. Sicuramente riuscirai a trovare quello che più si avvicina alle tue esigenze. Ti anticipo che i prezzi si aggirano sulle 80 sterline a settimana, bollette e wifi inclusi nel prezzo, per una buona stanza. Al di sotto di tale cifra potrai trovare solo alloggi davvero in pessime condizioni. Quindi attenzione! E adesso parliamo di trasporti. Stratford è un quartiere che si trova nell'East London ed è un punto di congiunzione importante per il traffico di tutta la città. Potrai trovare nel quartiere l'omonima fermata della metropolitana, raggiungibile con le linee Jubilee e Central Line. Per muoverti da questa zona potrai servirti addirittura anche della DLR, di treni ad alta velocità e di diverse linee degli autobus. Come puoi immaginare, quindi, non avrai alcun problema negli spostamenti, sia che tu scelga di spostarti su due o quattro ruote oppure su rotaia. Inoltre, la notte potrai raggiungere facilmente qualsiasi quartiere di Londra, in quanto a Stratford è presente un grandissimo stazionamento di bus operativo 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In genere, chi vive nell'est di Londra è sempre obbligato a passare o addirittura prendere una coincidenza per Stratford. Come puoi immaginare, quindi, il quartiere sia di giorno che di notte è molto ma molto frequentato. Spero di averti dato tutte le informazioni che cercavi su Stratford, ottimo quartiere, rinato e fiorente dell'East London. Se questo video ti è piaciuto, metti mi piace e lascia un commento. Attiva le notifiche cliccando sulla campanella accanto al tasto iscriviti se guardi questo video su YouTube, oppure se lo stai guardando da Facebook, metti mi piace sulla fanpage e ricordati di cliccare sul tasto Mostra per primi. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video e ciao!